avete sentito anche a livello di percezione, c'è, semplificava, diciamo che mentre lui sta facendo la narrazione lenta, usa una struttura metrica di un certo tipo, quando passa alla fase concitata qui cambia completamente, cambia la melodia e quindi ci dà questa, questo senso proprio dell'incalzare dell'azione. Questa è veramente una cosa straordinaria, e che capite anche l'abilità del cantore dove risiede, perché poi la cosa che voglio cercare di farvi cogliere è proprio questa, cioè come all'interno di un corpus di materiali tradizionali, come la struttura delle formule o come queste tre semplici melodie, che sono delle melodie abbastanza semplici, anonime, che noi possiamo ascoltare da tutti i cantori, in realtà poi una combinazione drammaturgicamente molto mirata in realtà dà luogo poi all'esecuzione di un poema epico, e una volta che abbiamo la chiave di lettura questa cosa non è più monotona ma diventa una cosa veramente di straordinario interesse. Però capite, non è solamente capire il testo, questo deve essere chiaro. Noi possiamo leggere il testo, capire il testo, ma non è sufficiente per farci cogliere la ricchezza di sfumature. È molto importante riconoscere questo gioco, diciamo, dell'uso drammaturgico delle melodie e questa interazione molto fluttuante con gli strumenti, perché era chiarissimo, cioè nei momenti in cui lui si fermava quando doveva riorganizzare il testo secondo quella complessa struttura formulaica che io ho appunto illustrato in precedenza. I don't think it's clear, I don't just join this connection between the melody structure and the formulaic structure and the use of the instrument that means that. Bene, io, ecco, questo era un po' il tema della mia presentazione, spero che l'argomento sia stato così abbastanza chiaro e accessibile per tutti, e se avete adesso delle domande sono qui a vostra disposizione. Grazie intanto. Brevemente, l'argomento che non è toccato, che è nodale, la questione metrica, no? C'è in certi repertori che sono stati indagati dall'etnomusicologia italiana, segnatamente il cuncio siciliano, quello che è recitato, non è cantato, lo stile concitato, che è stato dagli etnomusicologi della generazione precedente alla nostra messo in relazione con forme antiche di metrica quantitativa, anche se con tutta evidenza non c'è una metrica quantitativa, c'è soltanto un marcare gli accenti naturali del testo, no? Però con un modo che tra l'altro si era detto è quello che usa Monteverdi nel combattimento di tre credi e Florine, che è molto più simile a queste cose qua in realtà di quanto non lo sia il culto siciliano. Qua il rapporto fra la metrica e il ritmo dell'esecuzione musicale è che è arricchito di questo terzo elemento che la manca, come si configura? Sì, è un tema molto complesso ed è tra l'altro argomento di grande discussione, dibattito, che ridacchia. No, devo dire che è la cosa su cui stiamo veramente dibattendo adesso. Sono contento che tu abbia, così, da un punto di vista completamente estraneo, colto esattamente la questione. Ti dico solo che con il professor Altimari è veramente uno degli argomenti di discussione degli ultimi tempi, che si pone anche sul versante scritto. Lui adesso sta curando gli operoni di Derrida, dove ci sono problemi proprio di questo genere, questo rapporto tra metrica e ritmica, dove in effetti la logica è veramente una logica di tipo accentuativo, cioè quindi sfugge un po' ai canoni, diciamo, che noi eravamo abituati a considerare come tipici della struttura della metrica. Questo è assolutamente pacifico, e la cosa straordinaria è che questo si sente dalla carta, questa cosa non emerge, tu ascoltando questa cosa capisci immediatamente come. Ecco, quindi posso dire solo che questo è vero, però io eviterei di entrare nel dettaglio dell'analisi, perché veramente la cosa è piuttosto complessa, articolata, ed è veramente oggetto di dibattito recentissimo. Poi da Cotti, però, perché vale la pena. Com'è? Tra l'altro le cose, quelle dell'area contigua, cioè del Kosovo centrale, sì, che sono fatte a due voci, sì, enfatizzano questo aspetto dell'esecuzione. L'unica cosa che posso dire in estrema sintesi, anche perché entrare in dettaglio vuol dire stare qui a smontare i meccanismi, famosi meccanismi, di una cosa che io ho fatto ultimamente, quindi devo ringraziare anche i colleghi, devo dire, di San Pietroburgo, con i quali ho un dialogo proficuo, anche il professor Mustacoffi, non c'è qui, però mi piace menzionare, proprio perché si è discusso molto di questi problemi metrici. In estrema sintesi posso dire che c'è una componente ritmica molto forte, c'è una componente ritmica molto forte che tu hai colto molto bene, che condiziona un po' tutto il resto. Cioè, se vogliamo capire esattamente questo meccanismo, noi dobbiamo partire dalla considerazione ritmica. Su questo veramente, ripeto, una cosa su cui anche con
sotto il di mare stiamo discutendo. Però il punto cruciale è che queste cose vanno giudicate partendo dall'orecchio, quindi non vedendo il testo scritto, ma ragionando assolutamente dal punto di vista dell'orecchio. E qui, proprio per chiudere, consideriamo solamente il caso appunto di De Rada, che scriveva avendo, come dire, nell'orecchio quelli che erano i canti tradizionali arbresci, quindi una struttura di tipo ritmico che condizionava anche quella metrica.